Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano le operazioni di sbarco a bordo della nave Open Arms, giunta alle 11.35 al Molo Manfredi del porto di Salerno. Operazioni che sono state complicate dalle non buone condizioni meteomarine, soprattutto un forte vento ha complicato e reso difficile quello che per il porto di Salerno è il 29° sbarco. Sono state rallentate e complicate dal forte vento le operazioni di sbarco della nave Open Arms attraccata al porto di Salerno alle 11.35 con a bordo 73 migranti, tra i quali un minore. Il vento ad un certo punto ha smantellato una struttura mobile allestita dalla Protezione Civile per l'accoglienza dei migranti e mosso alcune barriere poste per delimitare degli spazi e creare dei corridoi. Anche per la discesa dalla nave è stato deciso di non utilizzare una scala mobile in legno proprio per le difficoltà di aggancio e montaggio della stessa. Di provenienza diversa, le persone a bordo, tra le quali anche l'insolita presenza di un palestinese, sono state soccorse in due diverse operazioni nei giorni scorsi in acque internazionali dalla ONG. I migranti che avevano problemi di salute sono già stati fatti sbarcare altrove. Qui a Salerno non ci sono forti criticità. La macchina dei soccorsi si è messa in moto in maniera completa e corretta, non facendosi sorprendere dalla decisione presa all'ultimo momento di spostare la nave nel porto di Salerno. In un primo momento, infatti, l'imbarcazione sarebbe dovuta attraccare a Napoli, ma ieri sera, proprio a causa delle previste condizioni meteo avverse, a sorpresa è stato deciso di farla arrivare a Salerno. Per il porto si tratta del 29° sbarco. Tra i primi a salire a bordo, gli agenti della squadra mobile di Salerno, guidati dal dirigente Giovanni Di Palma, si cercano presunti scafisti sulla banchina del Molo Manfredi. Anche il questore Giancarlo Conticchio, il suo vice Picone, con il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Attilio Maria D'Aconto, per seguire da vicino con la Guardia di Finanza della sezione navale tutte le operazioni. Dopo un breve passaggio nelle prime ore della mattinata, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha lasciato il coordinamento delle operazioni al capo gabinetto Stella Fracassi. Per il Comune di Salerno, l'assessore alle politiche sociali, Paola De Roberto. 29° sbarco, quindi veramente siamo rodati, siamo una macchina che funziona. Quindi un ringraziamento al settore politiche sociali, perché devo dire la verità, sono sempre pronti a gestire ogni tipologia di emergenza. Alla provenienza sono prevalentemente bengalesi e palestinesi, e verranno allocati a seconda, insomma, della tipologia, dell'età, in strutture dedicate o a Salerno o nei dintorni. Erano un po' a sorpresa, signor Questore, si prepara ad accogliere il 29° sbarco, ovviamente saranno attivati tutti i controlli. Le operazioni sono in atto da questa mattina. La macchina è rodata, stiamo attendendo l'arrivo in porto di questa nave e partiremo poi con le procedure relativamente alla visita medica e alla identificazione. In modo particolare, cosa verrà fatto? Verranno verificate le condizioni di salute ad opera dei medici e poi si procederà con l'identificazione e poi lo smistamento nella provincia di Salerno, come le intese raggiunte con il prefetto di Salerno. Già quante persone sono, di che nazionalità sono? Sono 72 del Bangladesh, totali sono 72, stiamo verificando la posizione di qualche altro cittadino. Abbiamo visto anche il dirigente della squadra mobile, sarete impegnati anche ad effettuare eventuali verifiche sulla presenza dei possibili scafisti? Sì, la nostra finalità, appunto quello dell'attività di polizia giudiziaria, è quella di individuare eventuali scafisti attraverso le operazioni di recupero che sono state fatte a mare. Ed era presente, come dicevamo, nel servizio anche il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Attilio Maria D'Aconto, chiamato ieri ad una giornata intensa di lavoro con i suoi uomini della Guardia Costiera, perché anche nel mare di Salerno ci sono state diverse operazioni di soccorso a causa dell'improvviso mutarsi delle condizioni meteo marine. In modo particolare c'è stato un traghetto in difficoltà ad Amalfi, dove è stato anche necessario chiudere per diverse ore il porto. Sentiamo proprio quanto dichiarato dal comandante della Capitaneria di Salerno.
causa maltempo la nave arriva qui nel porto di Salerno, impegnata anche la capitaneria che ha avuto una giornata intensa di lavoro ieri proprio a causa delle non buone condizioni meteorologiche, comandante. Sì, assolutamente, il mutamento repentino delle condizioni del mare, il vento notevole ha necessitato una serie di interventi lungo tutta la provincia di Salerno. Abbiamo avuto anche un piccolo traghettino che addirittura si è quasi spiaggiato, quindi siamo dovuti intervenire, più altre imbarcazioni hanno avuto notevoli difficoltà sia a nord che a sud di Salerno, quindi in totale siamo intervenuti in circa 14 operazioni per salvare altrettante persone. Il traghetto di cui parlavo prima era proprio più o meno nei pressi di Amalfi, tant'è che il comandante del porto di Amalfi ha dovuto addirittura chiudere il porto per evitare ulteriori problemi, proprio perché c'era una notevole risacca che nello sbarco o imbarco dei passeggeri avrebbe potuto creare notevoli problemi. Inevitabilmente con l'arrivo della stagione estiva e quindi con l'aumentare delle persone che frequentano le coste salernitane aumentano giocoforza i controlli sia a mare che a terra, cioè quindi sia alle imbarcazioni da diporto che a tutte le attività che si svolgono lungo la costa. Continuiamo con la cronaca perché a Mercato San Severino una donna di 55 anni è stata travolta e uccisa da un'auto. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri nella frazione San Vincenzo. La donna era a piedi e stava attraversando la strada quando, per cause che ancora non sono note, è stata travolta ed uccisa da un'auto guidata da un residente del posto. Parliamo adesso invece di quanto accaduto a Matierno, dove un autobus di Bus Italia è stato colpito con delle pietre da alcuni vandali. Indagano i carabinieri, mentre la Filt CGL chiede ancora una volta al prefetto di convocare subito il tavolo sulla sicurezza. Sono i carabinieri della compagnia di Salerno ad indagare sull'atto vandalico effettuato nel pomeriggio di ieri contro un mezzo di Bus Italia. Nel pomeriggio intorno alle 17 il pullman è stato assalito da un lancio di sassi mentre attraversava il quartiere situato nel rione collinare di Salerno. Potrebbe trattarsi di una bravata tra ragazzi, ma uno dei sassi ha infranto il vetro e a bordo c'era una donna che, spaventata dal gesto, si è sentita male ed è stato necessario soccorrerla. I militari stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica e gli autori, anche ricercando filmati registrati dalle telecamere situate nella zona dove è avvenuto l'episodio. Ancora una volta la vicenda è stata naturalmente occasione per i rappresentanti sindacali della Filt CGL di rilanciare all'attenzione del prefetto in primo luogo la necessità di incrementare i livelli di sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico. Da tempo Gerardo Arpino chiede la convocazione e l'istituzione del tavolo sulla sicurezza. Ai lavoratori, neanche questa volta ci sottrarremo al nostro compito, andremo avanti chiedendo già da subito la riattivazione del tavolo in parola al prefetto di Salerno. Atti così vili non possono passare inosservati. La sicurezza deve essere sempre considerata come una necessità e mai più come un costo, perché la salute e la tutela dei lavoratori deve essere sempre posta al primo posto. E nella città di Salerno questa mattina c'è stato anche chi si è spaventato e ha addirittura lasciato l'abitazione dopo aver avvertito la scossa di terremoto che si è verificata alle 10:20 con epicentro a Laviano, una scossa di magnitudo 3.6, profondità 15.3 km. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.6 classifica come terremoto leggero. In ogni caso è stato avvertito anche a Battipaglia, Eboli e in altri comuni salernitani. Non c'è nessun danno da segnalare. Andiamo invece adesso nel Cilento perché è scattata l'operazione Strade Sicure, che ha visto al lavoro diverse pattuglie dell'Arma dei Carabinieri. 100 veicoli controllati, 200 persone identificate, 150 sanzioni per violazione al codice della strada, mentre 7 persone sono state denunciate per guida sotto l'influenza dell'alcol. Sono i numeri dell'operazione Estate Sicura che ha riguardato nel corso dell'ultima settimana i carabinieri della compagnia di Sapri, che hanno svolto nei comuni costieri, dove si concentra maggiormente l'afflusso dei turisti, un servizio straordinario di controllo del
del territorio, finalizzato proprio al contrasto della microcriminalità e anche alla prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Su indicazione del comandante provinciale Filippo Melchiorre, l'operazione Estate Sicura ha previsto un'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale in relazione all'aumentato traffico veicolare, specialmente verso le zone marittime e di villeggiatura. Il dispositivo si è articolato in numerosi posti di controllo svolti in più fasce orarie e che hanno riguardato i comuni di Sapri, Vibonati, Santa Marina, Ispani, Camerota e Palinuro, coinvolte 30 pattuglie e 60 carabinieri delle stazioni, con il supporto del nucleo operativo e radiomobile della compagnia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno invece sventato un furto d'auto. Gli uomini della squadra volanti sono intervenuti ieri sul lungomare Colombo a Salerno, dove era stata segnalata una lite in strada. In realtà si trattava di una colluttazione nata in seguito al tentativo del furto di un'auto. Gli agenti hanno bloccato e tratto in arresto un 42enne già noto alle forze dell'ordine perché già aggravato da numerosi precedenti. E invece c'è sgomento e perplessità a Marina di Camerota, dove un bagnino 19enne è stato picchiato e aggredito da un uomo che stava tentando di salvare. Questa cosa qui è inspiegabile, non riusciamo a capire perché questo animale, io chiedo scusa agli animali, ha potuto commettere un reato così. Io ti vengo incontro per salvarti la vita. Si è trovato con le mani a collo e con un cazzotto ed è venuto nell'autoambulanza. È ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania Gerardo Diodati, il bagnino di 19 anni, aggredito ieri mattina a Marina di Camerota dopo aver effettuato un salvataggio in condizioni avverse del mare. Il ragazzo ha tratto in salvo una coppia in difficoltà. Una volta concluso il salvataggio, il bagnino si è avvicinato cortesemente ad un altro gruppo di turisti, chiedendo loro di non allontanarsi troppo dalla riva. Purtroppo uno dei turisti, un 33enne napoletano, invece di apprezzare il suo gesto di preoccupazione e cortesia, ha reagito con violenza, colpendo il 19enne con un pugno al volto. Immediato l'intervento di un'ambulanza del servizio sanitario del 118 che ha trasportato il bagnino al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania. I carabinieri hanno identificato l'aggressore in attesa della querela di parte. Il sindaco Scarpita ha espresso solidarietà al coraggioso bagnino e indignazione per la violenza che il ragazzo ha subito. Intanto dalla famiglia del ragazzo arriva una netta condanna all'episodio. Nell'attimo che ha salvato una coppia di sposini, aveva appena salvato una coppia di sposini insieme al suo collega, è andato a avvertire agli altri bagnanti di non tuffarsi perché il mare, come era ben messo, era agitato. E si è trovato con le mani a collo e con un cazzotto e poi è svenuto e non ricorda più niente. Mio nipote adesso è in ospedale, si trova con un trauma cranico, contusione per tutto il volto e che è ricoverato da ieri sera. Io penso che se c'è una giustizia prima o poi, anche se è lenta, funzionerà prima o poi. E il sindaco di Marina di Camerota penso che già ha provveduto a fare sparare dal territorio di Marina Camerota, come ben fatto, e spero che venga espulso e venga più presto condannato questa persona qui. Lo so che la giustizia ha i suoi tempi, però se c'è una giustizia, questa persona qui non credo che possa essere arrestato, però se c'è un procuratore, cosa, va arrestato, questa persona, va allontanato, va rinchiusa questa persona qui. C'è mia sorella e i suoi genitori stanno distrutti di questa vicenda. Non si riesce più a capire perché ha fatto questo gesto qua ignobile. Neanche un animale può fare questo gesto qui, neanche un animale. Io ti vengo incontro per dirti ti voglio salvare la vita, tu mi dai un cazzotto, gli ha fatto saltare gli occhiali. L'ha distrutto a mio nipote. Mio nipote sta in ospedale tremando, ha paura di tutto. Ha creato una situazione ignobile.
Andiamo adesso a Cava dei Tirreni, dove questa mattina anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha partecipato alla conferenza per fare lo stato dell'arte su tutti i progetti PICS, i progetti integrati di città sostenibili in corso di attuazione. Cava ha avuto un finanziamento di 11 milioni di euro. È stato presentato questa mattina presso la sala convegni del Monastero di San Giovanni di Cava dei Tirreni lo stato dell'arte di tutti i progetti che rientrano nel programma integrato Città Sostenibile, finanziato dal programma operativo FESR 2014-2020 per una somma pari a più di 11 milioni di euro. Nel corso dell'evento è stato annunciato anche il riconoscimento di ulteriori risorse pari a circa 8 milioni di euro, che andranno a incrementare il programma di interventi destinati alla città metelliana. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Vincenzo Servalli, la consigliera comunale Anna Padovano Sorrentino, il dirigente responsabile Luigi Collazzo, l'assessore all'urbanistica della Regione Campania Bruno Discepolo e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Stamattina dei Tirreni per parlare del programma integrato Città Sostenibili, un finanziamento e un progetto che ha permesso la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle frazioni di questa città. Un bel programma che riguarda sia la riqualificazione di alcuni territori, zone ex prefabbricati, San Pietro, Santa Lucia, la realizzazione di centri culturali e anche realizzazione di strutture sociosanitarie. Ovviamente questo programma va avanti perché abbiamo deciso di dare un ulteriore finanziamento al Comune di Cava per altri 8 milioni di euro, quindi complessivamente investiamo a Cava come regione 20 milioni di euro. È una cifra importante che consente di fare bellissimi interventi. È un programma importante perché ci sta consentendo di fare una serie di interventi sul terreno della tutela del territorio, della sostenibilità, della salvaguardia dei luoghi importanti della nostra città, creare degli spazi di vivibilità nei quali i giovani, le persone anziane, le famiglie si possono ritrovare, che sono le linee di tendenza che si seguono in tutte le più importanti città europee ed italiane. In questo momento nella città di Cava dei Tirreni ci sono investimenti per decine di milioni di euro, una città viva con dei cantieri importanti, tutti improntati a questa linea di tendenza. Oggi in effetti abbiamo questo evento di condivisione dello stato di attuazione dei finanziamenti del programma integrato Città Sostenibile. Con gioia viviamo questo momento perché quello che sembrava essere, diciamo, una sfida irrealizzabile trova concretizzazione oggi e ci avviamo noi nei prossimi mesi a procedere con l'inaugurazione dei diversi progetti. C'è un fattore che vorrei sottolineare, il fatto che per la prima volta questo programma di investimenti è, come dire, strutturato sulle zone frazionali, quindi ben 6 interventi degli 8 hanno praticamente ad oggetto il recupero o la ristrutturazione di siti che si trovano nelle frazioni, che sono poi alla fine lo scrigno delle tradizioni, dei saperi, dei ricordi e dove è fortissimo il senso di identità dei cittadini. E quindi noi partiamo fondamentalmente dalle principali frazioni della città fino ad arrivare al cuore degli interventi che praticamente sono localizzati al centro città e sono gli interventi del potenziamento culturale integrato. I progetti dei vari interventi in corso di realizzazione si avvalgono anche del dialogo con varie associazioni del territorio, teso a sviluppare al meglio l'idea di valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico della città. E questi progetti fondamentalmente sin dall'inizio hanno avuto una fase di condivisione e compartecipazione dei cittadini molto ampia, quindi sono state diverse le associazioni e mi corre ringraziare quella che è stata la collaborazione con tante associazioni, con il Centro Studi per la Storia della Città di Cava, con la Cooperante per la Disabilità, quindi un elemento di condivisione molto forte che ha portato i vari soggetti a sentirsi protagonisti di questo processo di cambiamento in atto, insomma, in città e che va a ridisegnare proprio degli spazi e dei luoghi. C'è sicuramente un'altra sfida da cogliere e magari da vincere, che è quella praticamente di far sì che questi siti, quindi questo immenso patrimonio culturale e paesaggistico che si recupera grazie a questi finanziamenti ed investimenti, sia praticamente un volano di sviluppo turistico e culturale, quindi non vi sia una vivibilità solo locale di questi spazi, ma dobbiamo avere consapevolezza della forza
eccellenza e della ricchezza e quindi del potenziale di promuovere in regione, ma perché no a livello nazionale e internazionale, i nostri siti. Bene, tornati in studio, ci occupiamo di un progetto che riguarda la raccolta differenziata e che investirà in parte sulla Movida di Salerno, ma anche sul rione Fornele. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Coinvolgerà le strade della Movida di Rione Fornelle il progetto Il Decoro Premia, che si compone in due parti e che è stato ammesso a contributo dopo la proposta che la società Salerno Pulita ha presentato al bando ANCI Coreve. La commissione tecnica dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Consorzio Nazionale Recupero ha ritenuto valido il progetto che, come dicevamo, si compone in due parti. La prima prevede l'acquisto di un automezzo elettrico dotato di vasca da utilizzare le sere di venerdì, sabato e domenica nella zona della Movida per recuperare le bottiglie di vetro direttamente dai giovani che in cambio verranno invogliati a farlo ottenendo dei bonus sconto da utilizzare negli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa. La seconda parte del progetto vede protagonista invece il rione Fornelle, dove in collaborazione con la Fondazione Alfonso Gatto e l'Associazione Impronte Poetiche verranno realizzati degli interventi che, attraverso la promozione della raccolta differenziata, realizzeranno delle vere e proprie opere artistiche per i muri d'autore. È prevista la sostituzione dei vecchi contenitori della raccolta differenziata con 10 nuove postazioni artistiche. Le Isole Verdi Poetiche che, oltre ad integrarsi nel contesto già esistente nel rione Fornelle, dei muri decorati daranno vita ad un nuovo e importante progetto. Saranno realizzati laboratori formativi che vedranno tra i protagonisti gli imballaggi di vetro. L'obiettivo a cui puntiamo, ha detto Enzo Bennett, amministratore unico di Salerno Pulita, è la diffusione di una maggiore consapevolezza e rispetto del decoro urbano. Vogliamo responsabilizzare i giovani residenti per una nuova ecologia sociale. Tra poco c'è la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. In collaborazione con... I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Ed eccoci dunque con la parte del nostro TG destinata alle informazioni di natura sportiva. Come ogni giorno, ormai da tempo, ci colleghiamo subito con Alfonso Avagliano, che sta seguendo il ritiro della Salernitana a Rivisondoli. Alfonso, tra l'altro siamo veramente agli sgoccioli di questo ritiro, perché da domani la Salernitana sarà a Fiuggi. Sì, buon pomeriggio a te Monica, un saluto ovviamente a tutti gli amici che ci seguono. Siamo praticamente all'ultimo giorno e manca un solo allenamento alla partenza della Salernitana per Fiuggi, e dico anche che beffardamente abbiamo ricordato nei giorni scorsi del caldo, delle temperature e quant'altro, ma insomma da ieri le temperature si sono molto abbassate. Ieri c'è stato un vento anche molto forte che ha inciso, oltre che sulla percezione del calore totalmente assente, ma anche sull'allenamento. Quest'oggi non c'è neppure granché sole, all'ombra serve il giacchettino, magari qualcuno all'ascolto starà anche invidiando noi che siamo ancora qui, finalmente, proprio quando la Salernitana deve
andare via, deve lasciare Rivisondoli, perché già questa mattina sono cominciate le procedure di smontaggio e di caricamento di tutta l'attrezzatura, ad esempio della palestra o attrezzatura per l'allenamento sui camion, addirittura le falciatrici, tutto ciò che serviva, che è servito per la cura del manto erboso che la Salernitana ha portato direttamente da Salerno con la collaborazione della Italverde, che è la ditta a cui si affida per la manutenzione non solo del Prato della Reti ma anche del Mary Rose. Quindi insomma, tempo di smobilitazione. Nel pomeriggio, Alfonso, hai avuto modo di capire come la squadra e il gruppo ha reagito alla notizia dell'infortunio di Daniluk? Ma ieri ne ha parlato anche Pirola, quindi grande in bocca al lupo da parte di tutti. Sicuramente Daniluk è giocatore ben voluto all'interno dello spogliatoio, l'abbiamo visto anche vittima di alcuni scherzi dei compagni, insomma questo significa che è ben inserito, c'è grande dispiacere ma c'è anche grande volontà di concentrarsi sul lavoro, su quello che dovrà essere costruito e magari in attesa di rinforzi. Dicevamo che Daniluk non è il solo calciatore ai box, perché Dia ieri è entrato a Salerno per alcuni controlli post operatori a 2 mesi dall'intervento al ginocchio, anche stamattina si è sottoposto a terapia, ha lavorato in palestra a causa di un altro contrattempo alla caviglia. Le buone notizie arrivano da Boinen, che anche oggi si è regolarmente allenato in gruppo e sarà lanciato per una porzione di partita a Frosinone, mentre Fiorillo continua ad essere out. Anche il portiere De Matteis ha avuto un problema fisico e la questione portiere è importante, perché c'è un'amichevole importante col Frosinone, poi con la Tyspor, poi il trofeo Erbolino, ci sarà la Coppa Italia, ma Memo Ochoa non rientrerà in Italia prima del 5-6 agosto e quindi è opportuno preservare i portieri che ci sono proprio alla luce non solo dell'assenza del messicano ma anche dell'esclusione ormai di Gigi Sepe, che non è contemplato nel novero dei giocatori utilizzabili. Fiorillo domani dovrebbe rientrare in gruppo, per De Matteis insomma da verificare questo nuovo infortunio. La Salernitana dormirà comunque qui a Rivisondoli stanotte e poi domani mattina in pullman partirà per Fiuggi, dove domani pomeriggio sosterrà il primo allenamento. Ricordo che resterà in terra laziale fino alla mattina del 5 prima di far rotta verso Salerno, dove la sera poi giocherà con l'Augsburg per il trofeo Angelo Iervolino. Peraltro la società ha anche diramato i prezzi quest'oggi, da domani comincerà la prevendita. E sabato poi c'è il test col Frosinone anche? Sabato c'è il test col Frosinone, che è il primo vero test probante con una pari categoria, seppur una neopromossa. Frosinone squadra che darà anche degli input a Paolo Sosa. Peraltro negli ultimi 2 giorni qui a Rivisondoli, compreso stamattina, c'era un ex allenatore del Frosinone a scrutare gli allenamenti di Paolo Sosa, parlo di Roberto Stellone, reduce dall'esperienza per la verità poco felice al Benevento, che sia ieri sia oggi ha fatto capolino a Rivisondoli per aggiornarsi, ecco, prendere qualche appunto barra spunto sulla metodologia di lavoro del tecnico portoghese. Alfonso, tu vai a Fiuggi? Sì, il tempo di far tappa a Salerno. No, ti volevo dire, c'è un'allerta la spina, meteo. L'alimentatore, ricarichiamo le batterie. Ah, c'è un'allerta meteo su Fiuggi, ti porti il sole. No, scherzo, grazie. Alfonso, intanto grazie per tutti questi collegamenti in cui ci hai consentito di seguire passo dopo passo quello che succedeva non solo nel TG ma anche negli approfondimenti pomeridiani. Ti auguriamo un buon proseguimento, accompagnato non dal vento magari ma da temperature un po' più fresche. E noi intanto magari continuiamo. Sì, io ricordo comunque, Monica, che il nostro appuntamento con Ricominciamo, quindi con lo speciale di tiro, andrà avanti proprio fino al 5 agosto, quindi vi terremo compagnia tutte le sere dalle 19 alle 20, insomma fino al termine del precampionato. Ecco, esatto, bravo. E allora intanto salutiamo dunque Alfonso Avagliano, ma parliamo di quella che è la querela che continua a circolare sulla mancata apertura della curva nord. La Salernitana ha calcolato in 3 milioni di euro il danno per la chiusura e non esclude azioni legali nei confronti del Comune di Salerno. La Salernitana medita azioni legali nei confronti del Comune di Salerno per la mancata apertura della curva nord. Il club granata ha stimato in 3 milioni di euro la perdita secca per i mancati incassi a causa della prolungata chiusura del settore, che può ospitare 7.000 spettatori. La rottura tra Iervolino e l'amministrazione comunale si è consumata da tempo e solo la diplomazia della Di Milan
aveva tenuto in piedi i rapporti anche durante la fase di gestazione della famigerata convenzione per lo stadio Arechi. Il presidente della Salernitana aveva in mente ben altro per far fruttare la struttura di Via Allende, ma la sua visione non è mai stata condivisa dall'amministrazione comunale, che ha voluto rivendicare lo status di bene pubblico dello stadio, salvo poi non riuscire a riaprire la curva nord anche per via delle richieste delle autorità di pubblica sicurezza. Un settore chiuso è una ferita alla passione e all'interesse popolare, e la Salernitana ancora non sa per quale motivo concreto la situazione non sia cambiata. Tra rimpalli di responsabilità, difficoltà economiche e logistiche, la curva resta chiusa, sbarrata, inaccessibile ai tifosi che pure nel campionato odierno 98-99 lagrimivano regolarmente senza grossi problemi di ordine e sicurezza pubblici. Da domani saranno in vendita gli italiani per assistere alla partita tra Salernitana ed Augsburg, in programma il 5 agosto alle 20:30 all'Arechi. Il secondo membro, Angelo Irvolino, sarà caratterizzato dall'impegno del club granata a favore dell'AIL. Per questa data Sousa spera di avere qualche rinforzo. Il lavoro dell'aula scouting in questi mesi è stato capillare. Sul tavolo del presidente sono arrivate centinaia di schede relative a calciatori di tutti i continenti. Il presidente sta valutando la situazione e vuole capire bene quali scenari potrebbero prospettarsi ad agosto, mese ormai per tradizione caldissimo per il calcio italiano su tutti i fronti. Una mega offerta per DA potrebbe essere una variabile importante. Una prima punta serve a prescindere. Velliz del Rosario Centrale ormai in vetrina, il suo valore di mercato è aumentato notevolmente. Ora il giovane attaccante rosarino costa almeno 10 milioni e per lui si sta muovendo anche il Milan. De Santis sta lavorando sotto traccia per soluzioni che possono contemperare esigenze tecniche e di bilancio. Per la mediana si aspetta Miretti, si tiene sempre d'occhio Somm. Si spera di dare slancio all'operazione Bonazzoli-Onglia col Verona. Per Sepe c'è l'ipotesi Bari, si lavora per trovare una sistemazione a Simi. Ed è tutto, termina il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.